Esordi in campionato del Capolona 40 in completa tenuta Amaranto dopo la fusione con l'Indomina 40 per potenziare prima squadra e settore giovani. Ambizioni forti anche per l'avversario di turno, la Sansovino del presidente Alessandro Iacomone. Con le riprese di Marco Barbagli andiamo a rivedere insieme il match diretto dal signor Alessio Artini della sezione Val d'Arno. Gara che entra subito nel vivo del gioco con le due squadre che si affrontano a viso aperto e nella parte iniziale del match si registra una certa supremazia territoriale della Sansovino, il Capolona che si difende con ordine. Chiude bene gli spazi e cerca di sorprendere gli avversari in contropiede. Gattobiccio ci prova dal limite, pallone deviato in angolo. E sul capovolgimento di fronte Lapini salva sulla linea di porta il risultato che non cambia e le due squadre ritornano negli spogliatoi sul risultato di parità. Sansovino che nella ripresa ritorna più decisa sul terreno di gioco e Starnini non inquadra la porta. Ancora la Sansovino che cerca di stringere i tempi, però la retroguardia Amaranto tiene. Con l'11 di Andrea Ruscio che cerca di sfruttare gli spazi in contropiede come in occasione del vantaggio quando Scartoni ruba palla a metà campo e mette in movimento Francesco Bruni che di prima intenzione apre per Fabriciani che controlla e conclude, Violini respinge, pallone che ritorna a Fabriciani. Questa volta non ha esitazione, deposita il pallone in rete per il momentaneo vantaggio Amaranto. Sulle ali dell'entusiasmo il Capolona cerca il raddoppio a conclusione di Francesco Bruni, Violini è piazzato. Dicevamo delle ambizioni della Sansovino e con il passare dei minuti dà vita alla propria reazione. Bravo Benucci a fare tutto da solo, supera un avversario, entra in area e con un pallonetto supera Daniele Bruni per il definitivo 1 pari. Anche se la Sansovino non si ferma e fino al triplice fischio di chiusura le tenta di avere tutte per mettere a segno il colpo del KO, però il Capolona 40 è deciso a non concedere niente. Bravo Daniele Bruni a far valere tutta la sua esperienza e al triplice fischio di chiusura del signor Alessio Artini. Le due squadre sono costrette a dividere la posta in palio che in questa prima giornata di campionato non scontenta nessuno.